Salve a tutti. Si attende da un momento all'altro la decisione della Corte Costituzionale sul giudizio di legittimità costituzionale riguardante la norma del testo unico della scuola che non prevede la possibilità di valutare i servizi prestati presso la scuola paritaria ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera e quindi ai fini della carriera in generale del personale docente. Ricordiamo che la questione era stata affrontata da moltissimi tribunali con vicende alterne perché da un lato c'erano numerosi giudici che erano favorevoli al riconoscimento di questi servizi sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera ed altrettanti tribunali che ritenevano invece corretta la disposizione della norma che ne impediva la valutazione. E la questione aveva avuto una svolta innanzi alla Corte di Cassazione già nel dicembre del 2019, laddove i giudici di Piazza Cavour avevano negato la possibilità di valutare questi servizi sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera. Una svolta si è avuta nel novembre del 2020, quando la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sospettando di incostituzionalità la disposizione del testo unico della scuola che non consentirebbe la valutazione dei servizi prestati presso la scuola paritaria ai fini della carriera del personale docente. Lo scorso 23 giugno si è tenuta innanzi alla Corte Costituzionale l'udienza pubblica sul giudizio di costituzionalità e da un giorno all'altro si attende il deposito della relativa pronuncia. Solo leggendo le conclusioni cui perverrà la Corte Costituzionale sapremo quindi quale sorte avranno quei migliaia di docenti che hanno svolto anche diversi anni di servizio di insegnamento presso le scuole paritarie e che speravano nella possibilità di vederle riconosciute sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera. Vi terremo aggiornati in tempo reale tramite il nostro sito tecnicadellascuola.it e tramite i nostri canali social non appena avremo notizie dalla Corte Costituzionale. Buona giornata a tutti.